In Italy 2022, terre dell'Aquila, colline pescaresi, colline teramane, terre di Chieti. Questa è l'area del Consorzio di tutela dei vini d'Abruzzo con il nuovo layout per questa edizione davvero speciale del Vinitaly che torna dopo 2 anni di blocco causato dalla pandemia. Siamo con il presidente del Consorzio di tutela vini d'Abruzzo, Valentino Di Campli. Cosa possiamo dire a conclusione, insomma, primo bilancio? Beh, sono stati giorni molto intensi con un continuo flusso di visitatori, di operatori specializzati provenienti sia dall'Italia ma anche tanti dall'estero, sia già organizzati in precedenza ma molti anche, come dire, spontaneamente, evidentemente hanno trovato interesse nei discorsi, nelle attività che l'Abruzzo sta portando avanti. Per cui un bilancio decisamente positivo anche dal racconto dei nostri operatori che sono tutti abbastanza soddisfatti, probabilmente anche la voglia di ripartenza ha aiutato nello spirito un po' di tutti e questo è positivo. Speriamo che la pandemia, come dire, vada a chiudersi a breve e che le altre vicende internazionali lo stesso, perché sicuramente l'ansia c'è, no? Non tutta la serenità che dovremmo avere c'è, per cui è stato importante, ma sarà ancora più importante vedere l'evoluzione dei prossimi mesi. Il modello Abruzzo ha fatto il suo esordio, diciamo così, in questa rassegna. Sì, se ne è parlato tantissimo, c'era tanta curiosità, voglia di capire meglio. Certamente non avevamo ancora vini con le etichette che fanno riferimento, insomma, al nuovo modello che il Ministero ha definito modello Abruzzo, però noi abbiamo voluto comunque cominciare a dare una rappresentazione dell'identità territoriale del nostro Abruzzo, che innanzitutto, come vedete, è il riferimento principale, però poi le appellazioni provinciali e quindi una ripartizione territoriale di quelle che sono le cantine, con la possibilità di ulteriori evoluzioni per poter poi rappresentare anche le vigne di ciascuna cantina, con tra l'altro anche un angolo dedicato all'Abruzzo Wine Experience, cioè alla possibilità di fare enoturismo in Abruzzo, una tipologia, un filone di turismo che è sempre più in crescita, che valorizza in modo importante i prodotti del territorio, sia quando si viene sul territorio ma anche quando poi si torna nella propria città e si cerca di bere, di consumare quei prodotti che sono stati apprezzati. E quindi un'enoteca, anche un'enoteca regionale molto molto fornita, rappresentativa di tutti i territori, di tutte le cantine. E poi una serie di incontri organizzati dal Consorzio, con collaborazione anche con Verona Fiere, con operatori internazionali. E la chicca più bella è stato il momento dei 50 anni del Trebbiano d'Abruzzo, un grande vino che ha dato dimostrazione con questa verticale della sua potenzialità, una verticale storica con vini degli anni 70, degli anni 80, che dimostrano quanto valore ancora inespresso c'è nel nostro grande bianco. Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, in visita al padiglione dove è l'Abruzzo, al Vinitaly, questo Abruzzo che sta cambiando e che ritorna in questa vetrina internazionale dopo ben 2 anni. 2 anni che sono stati utilizzati bene nonostante la pandemia, la produzione cresce anche del 25%, crescono le esportazioni, si rinnova anche l'offerta di mercato con nuove denominazioni. Ho fatto i miei complimenti all'assessore e ai produttori per aver costruito questo percorso virtuoso che fa crescere il nostro vino nel mercato nazionale e internazionale. Lo dimostra anche la grande attenzione e il grande successo che stanno avendo qui i padiglioni
dei nostri produttori. Il vino è espressione di un mondo agricolo importante per l'Abruzzo, cosa sta facendo la regione e lo ribadisce anche in questa vetrina per il mondo agricolo abruzzese. Beh, stiamo accompagnando una fase di transizione molto delicata che è anche caratterizzata da questa forte crisi, chiusura di alcuni mercati internazionali a causa delle sanzioni, crescita del costo dell'energia che mette in difficoltà soprattutto le attività più energivore, quindi è un momento difficile e complicato, ma proprio in questo momento, diciamo proprio in questi giorni, anche con le istituzioni europee e nazionali stiamo stimolando le risposte necessarie per poter affrontare anche questa crisi. Non ce la possono certo fare da solo né i produttori né le regioni, perché una crisi di livello mondiale di questo tipo non può che avere, come dire, soluzioni globali. Assessore all'Agricoltura Emanuele Imprudente, vicepresidente della Giunta regionale, qui siamo in un punto fondamentale di questo padiglione dove ci sono i vini abruzzesi. Sì, siamo nello spazio dell'Enoteca d'Abruzzo, dove ci sono solo qui 300 etichette complessivamente del nostro mondo vinicolo, e stiamo all'interno del padiglione dell'Abruzzo. Quest'anno ci presentiamo con una grafica nuova proprio per dare il senso complessivo di quella che è la novità rispetto agli anni passati, un momento in cui si stava cercando di ripartire in maniera serena. È chiaro che le condizioni geopolitiche di questo momento delle criticità le mettono, però noi dobbiamo avere la capacità di guardare avanti, dobbiamo comunque tenere forte il nostro sistema, e siamo venuti al Vinitaly 2022 presentando le novità e quindi anche la grafica, il senso della novità complessiva. Siamo venuti a presentare il modello Abruzzo, che è la definizione che ci è stata data dal tavolo nazionale vini un mese fa nell'approvare i nuovi disciplinari, e questi nuovi disciplinari saranno un po' la rivoluzione complessiva di tutto il sistema. Innanzitutto il principio generale sarà l'Abruzzo al centro di tutto quello che è il mondo vinicolo abruzzese, e poi ci saranno ovviamente le differenziazioni territoriali che saranno quel valore aggiunto che ci consentiranno di fare quel salto di qualità. Un'unica IGT regionale, la menzione superiore che garantisce quindi un nuovo livello di qualità ancora più alto, e complessivamente la parola d'Abruzzo ovunque. Il principio è questo: siamo una regione unica perché abbiamo mare e montagna in meno di un'ora, abbiamo natura e capacità incontaminata, dobbiamo essere capaci di narrare, tramite quello che è la capacità che il vino ha, di narrare e raccontare quella che è la nostra regione. Il vino racconta identità, è territorio, è cultura, e noi stiamo facendo questo progetto, abbiamo costruito complessivamente il modello Abruzzo e il processo di innovazione proprio intorno a questo tipo di concetto. Quindi siamo qui oggi, ovvero questi tre giorni, c'è molta attenzione, suscitiamo curiosità e attenzione rispetto a tutta una serie di soggetti che sono ovviamente i primi interessati, cioè incontrare domanda e offerta si ritorna in presenza, quindi un momento anche un po' simbolico, anche un po' emozionante sotto tanti aspetti dopo due anni. Io credo che già a un'ora, diciamo così, dall'apertura si notano delle curiosità, e abbiamo ricevuto anche i primi attestati di apprezzamento rispetto all'impostazione che abbiamo dato, che danno un senso, diciamo così, diverso rispetto al passato. Alessandro Nicodemi, un layout rinnovato per lo spazio espositivo del consorzio, il Vinitaly. Sì, quest'anno ci siamo presentati in ossequio anche alla nascita dei nuovi disciplinari, del nuovo modello Abruzzo, che vede appunto la traslazione dei nostri tre principali denominazioni, Montepulciano, Trebbiano e Cerasuolo, su quattro sottozone: Colline della Mane, Colline Pescaresi, Terre dell'Aquila e Terre di Chieti. Quindi quest'anno, diciamo, l'area consortile è stata appunto concepita suddividendola appunto in quattro sottozone. All'interno di queste quattro sottozone ci sono ovviamente le aziende appartenenti a quel territorio. Questo perché? Per dare subito un segnale al consumatore, all'avventore, che sì, è entrato in Abruzzo, ma è entrato anche in una particolare zona dell'Abruzzo, che può essere appunto il Teramano, il Pescarese, l'Aquilano, il Chietino. Ecco, lei ha sempre voluto una ripartizione del genere, diciamo, se sempre... Beh sì, diciamo, è stata una mia idea, un mio cruccio, mettiamola così, perché ho sempre ritenuto che veicolare un messaggio di qualità,
su un territorio troppo vasto, che partisse appunto da Martinsicuro fino a Vasto, passando anche per l'Aquila, non potesse essere un racconto credibile. Allora, questo territorio invece sfaccettato in 4 sottozone, secondo me può dare anche al consumatore un'idea di qualità diversa, ma anche perché dal punto proprio di vista agronomico le vigne dell'Aquilano non sono le vigne del Teramano, del Chietino, del Pescarese e viceversa. Ogni vigneto ha le sue condizioni pedoclimatiche in cui si sviluppa e quindi ha dei risultati anche diversi, che sicuramente hanno un minimo comune denominatore, che è il vitigno o montepulciano o trebbiano, ma hanno ovviamente questi vini delle sfaccettature differenti, e queste sfaccettature le abbiamo date non solo ai disciplinari ma oggi anche in termini proprio visivi, perché ripeto, chi entra in Abruzzo entra in una grande regione enologica, ma entra poi in 4 zone ben determinate.